L'uomo senza pancia piace a molte donne, piace alla stragrande maggioranza delle donne. Salve utenti di YouTube, buongiorno a voi. Oggi mi trovo qui perché voglio trattare questo argomento molto delicato, ma al tempo stesso azzardo a dire risaputo, ok? Allora, l'uomo senza pancia viene preferito dalle donne. Ok? E c'è anche un detto che un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle, giusto? Eppure le donne di oggi sono, o meglio, preferiscono avere un uomo che non abbia pancia rispetto all'uomo che ha la pancia. Quindi se tu hai la pancetta probabilmente sarai escluso, tra virgolette, dal gioco della seduzione, se di gioco di seduzione si può parlare. Fatemi sdraiare un secondo, fatemi sedere, porco Giuda, e via. Ecco qua, allora, oh, finalmente bello, con dietro la bella siepe, ma pulito, guarda il parco pulito, guarda. E qui invece posso sdraiare pulito, ok? Allora, come stanno le cose? Ci avete fatto caso che un uomo che magari ha l'addominale, che ha la tartaruga, riesce con molta più nonchalance, con molta più facilità a fidanzarsi rispetto a quello con la pancia, rispetto al panciuto? Bene, questo perché? Perché ovviamente la donna di oggi, nei tempi attuali, contemporanei, preferirà di gran lunga un ragazzo, un uomo che abbia magari i muscoli o comunque che abbia, azzardo a dire, l'addominale scolpito. Perché? Perché a livello estetico viene preferito, ed anche perché toccare un bel addominale risulta qualcosa di gradevole, di bello, di piacevole, no? Vedi? Ho l'addominale scolpito. L'addominale scolpito, vuoi o non vuoi, viene notato. La donna di oggi viene, o meglio, nota ben volentieri l'uomo e il ragazzo con l'addominale scolpito, va bene? Questo perché? Questo perché è stata colpa anche dei social e della TV. Social network e TV hanno portato una donna, una ragazza a vedere, a guardare un uomo o un ragazzo solo dal punto di vista estetico. I social, come già ho detto abbondantemente nei miei video, hanno distrutto tutto. I social hanno letteralmente stravolto ogni cosa. I social sono stati quegli strumenti che hanno diviso, hanno non unito, hanno disgiunto, ma soprattutto hanno creato grandi divisioni. Perché una donna di oggi, complice i social, complice anche la TV e programmi come Temptation Island, come Uomini e Donne, ma anche altri programmi, no? Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, no? Dove comunque l'ambito estetico viene guardato, viene notato, viene messo in primo piano, una donna si fa infinocchiare, si lascia andare, si mette in condizione di vedere, di notare, di scrutare, e pensa che tanto, se una persona è bella ha più importanza, se invece una persona è brutta non ha importanza. Ecco, io mi sono stancato, io mi sono stufato. Io mi sono rotto le scatole, perché ogni volta che vedo in TV programmi come questi mi viene voglia di cambiare canale. Ma siccome non sono uno che guarda la TV, perché a me la TV annoia, la TV è un mezzo passivo, non è un mezzo attivo, mentre il web è un mezzo attivo dove tu sei il protagonista, crei video, crei un intervento in un blog, parli con altre persone, ti informi, fai un confronto di notizie tramite il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Il Resto del Carlino. Ok, invece nel TV guardi 1, 2, 3, 4, 5, 6 passivamente parlando, stai là davanti alla TV, che ha biglietto oppure che patine fritte in mano, che fai? Ti informi? No. Puoi confrontare notizie? No. Assimili in maniera passiva a ciò che ti viene detto, ciò che ti viene elargito, e non è bello, va bene? E allora, dovendo essere molto critico, perché io sono un critico di comportamenti umani e un critico degli umani, vi posso garantire che l'estetica ha un peso, ha un valore, ma non è tutto nella vita. E le persone continuano ancora oggi a pensare che l'estetica sia
merce di scambio. Molte persone pensano ancora oggi che l'estetica sia fondamentale. Non è fondamentale, non serve a niente, ve lo posso garantire, perché una volta che noi moriamo diventiamo il nulla cosmico, il nulla effettivo. Dice, ma allora non dobbiamo fare figli? Infatti non bisogna fare figli. Ma io lo dirò sempre, per me, sottolineo per me, per Leandro, per conoscitore italiano, per me, fare figli è un atto sbagliato. È una mia opinione, va bene? No, ma guarda, io ho tre figli, no? Ti posso pure appiccicare al muro, perché tu dici che per te fare figli è un atto criminoso. Per me, non per te. Tu puoi fare tutti i figli che vuoi, tu ne puoi fare 40, 50, 20, 20, 12, 15, 47. Per me, è una mia opinione, fammela esprimere, è sbagliato, punto. Ma io non mi pento di dire queste cose, perché è una mia opinione, va bene? Perché devo dire cose che non sono, diciamo così, che non fanno parte della mia opinione? Io la mia opinione la voglio esprimere, perché nell'articolo 20 o 21 della Costituzione italiana è sancito che un essere umano deve e può esprimere la propria opinione. Io la esprimo, senza se e senza ma, non ho paura di esprimerla, e lo dico, che per me è inutile. Beh, è sbagliato, punto, va bene? Mi devo vergognare? No, non mi vergognerò mai. Devo ficcare la testa sotto la sabbia? No. Devo vergognarmi? No. Devo morire per questo? No, perché esprimo la mia opinione. Libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di pensiero. Esprime la propria opinione. Bisogna esprimerla, sempre e comunque. E nessuno mi deve e può privarmi di esprimere la mia opinione. Anche se ho davanti a me un ragazzo, un uomo, una donna, una ragazza super muscoloso, super muscolosa, io devo e posso esprimere la mia opinione. Senza se, senza ma, punto. Quindi, concludendo il discorso, oggi vi dico, tranquillamente e serenamente, guardate, ho preso anche un simpatico, no fiore, una, credo pianta, no? Una bella pianta, che, detto in parole povere, ognuno deve fare ciò che vuole e soprattutto deve esprimere la propria opinione. Ed infine, la tartaruga viene vista perché? Perché è bella, no? I muscoli piacciono, no? Se invece ho davanti a me un ragazzo, solo una femmina, ho vicino a me un ragazzo cicciotto che avanza, no, non faccio una bella figura, no? E magari verrò vista come quella che c'ha il panciuto vicino. Invece la donna vuole quello muscoloso, ma non troppo, quello comunque che sia esteticamente parlando gradevole. Ma è giusto questo, però credetemi che anche un po' di pancia non è brutta, non guasta in un uomo, credetemi. Bene. Da Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Iscrivetevi, commentate, ciao.